Oggi vi presenterò un metodo innovativo per identificare possibili frodi nel campo dei coadiuvanti enologici. In particolare ci concentreremo sul chitosano, una matrice che, come avete visto nella presentazione precedente, è un polisaccaride lineare composto da due tipi di glucosammina, la N-acetilglucosammina e la D-glucosammina legate da legami beta-1-4. Il chitosano viene utilizzato in diversi campi, in agricoltura, nell'industria per la sintesi del poliuretano, in medicina come agente antibatterico, ma soprattutto oggi lo vediamo come coadiuvante enologico, in particolare per le sue proprietà di controllo microbiologico, riduzione dei solfati, antiossidante, chiarificante e chelante dei metalli. Da dove deriva il chitosano? Il chitosano normalmente deriva dall'esoscheletro di crostacei o insetti, quindi quello che troviamo in campi non enologici normalmente deriva da queste fonti. Viene estratta la chitina, che poi, a seguito di un processo di deacetilazione, permette l'ottenimento del chitosano. Il chitosano, come abbiamo visto nella precedente presentazione, non è ammesso in enologia, quindi l'OIV lo ha bandito, in quanto potrebbero essere presenti dei residui di una proteina, la troponina, il quale potrebbe dare possibili reazioni allergiche a soggetti, a particolari soggetti. Per cui è ammesso esclusivamente in campo enologico il chitosano di origine funginea, ottenuto da alcune subspecie, in particolare il Mucorroxi o la Griconella butieri. Quindi la monografia del chitosano, prescrive tre metodi ufficiali per identificare l'origine da fungo del chitosano: il residuo di glucani, che devono avere un contenuto superiore al 2%, con la misura viene di tipo spettrofotometrico; una viscosità in soluzione 1% di acido acetico inferiore al 15 cp e la densità battuta che deve essere superiore a 0,7 grammi centimetro cubo. Questi tre metodi risultano particolarmente difficili nella loro esecuzione. Ad esempio, per la densità battuta non esiste neanche uno strumento commerciale, quindi è necessario costruirlo in laboratorio. Richiedono tempi lunghi e spesso danno risposte non ambigue, in quanto legati molto spesso alla tipologia di preparato. Per questo abbiamo pensato fosse necessario testare il metodo isotopico al fine di sviluppare un metodo rapido e innovativo che potesse identificare con certezza l'origine da fungo del prodotto chitosano. Abbiamo selezionato dei campioni autentici provenienti da crostaceo e li abbiamo confrontati con prodotti autentici ottenuti dalla fermentazione funginea. L'analisi qui applicata è quella degli isotopi stabili, che molti di voi conoscono come applicata in altri campi enologici, in particolare nell'identificazione delle aggiunte zuccherine e nell'identificazione dell'annacquamento dei vini. E quando parliamo di isotopi, intendiamo atomi con uno stesso elemento, quindi stesso numero atomico, ma diverso numero di massa, in quanto a variare è il numero di neutroni, quindi in definitiva la massa. Ad esempio, per il carbonio andremo a misurare il carbonio 12, il carbonio 13, che sono fratelli del più famoso carbonio 14, che però non rientra in questo tipo di analisi. L'analisi prevede la misura del rapporto, quindi tra l'isotopo più pesante, nell'esempio il carbonio 13, rispetto al carbonio 12. Questo rapporto viene poi espresso rispetto a degli standard internazionali di riferimento. Possiamo vedere nel box come normalmente in natura sia più abbondante l'isotopo più leggero rispetto a quello più pesante. Ad esempio, nel carbonio parliamo di 99% rispetto al carbonio 13, che rappresenta solo l'1%.
Il carbonio, nello specifico, varia in base a diversi fattori, in particolare alla origine botanica della pianta. Possiamo infatti vedere come piante a ciclo fotosintetico C3, quale ad esempio la vite o gli alberi da frutto, abbiano un range tipico e più basso, vedete che qui siamo nel negativo, meno 33, meno 22, rispetto a piante a ciclo fotosintetico C4 come la canna e il mais, che invece hanno valori tendenzialmente più alti. Allora, parlavamo di origine botanica, quindi l'origine botanica ha un effetto sulla variabilità dei rapporti isotopici. Nel caso delle piante C3 abbiamo quindi come gli alberi da frutto o l'uva hanno dei range di variabilità più bassi, qui siamo nel negativo, ad esempio tra meno 22 e meno 33, rispetto alla variabilità delle piante a ciclo fotosintetico C4 come la canna e il mais, che hanno valori più elevati, cioè meno negativi. Tra questi due range troviamo il plancton o comunque gli animali e i crostacei di origine marina, che hanno un range di variabilità attorno a meno 15 per 1000. Per quanto riguarda l'azoto, esso è fortemente influenzato dal livello trofico, per cui, come vedete, man mano che si passa ad esempio dal fitoplancton a pesci di dimensioni sempre maggiori, fino ai pesci carnivori, osserviamo un progressivo aumento del rapporto isotopico dell'azoto. Nel nostro studio, l'ipotesi era che il chitosano di origine crostacea fosse diverso da quello di origine funginea in base alla diversa fonte dei due chitosani. Il chitosano di origine crostacea, infatti, deriva, come abbiamo visto, dall'esoscheletro, dei crostacei, che a loro volta derivano dal fitoplancton, il quale, in base ai dati di letteratura, sappiamo avere dei valori caratteristici. E quindi, se il chitosano di origine, per questo chitosano ci si aspettava un valore attorno a almeno 20 per 1000. Per quanto riguarda il chitosano da fungo, esso è ottenuto dalla fermentazione, in un brodo contenente, zucchero di canna, il quale, come abbiamo visto, è una pianta a ciclo fotosintetico C4, quindi con un valore caratteristico di carbonio 13. Ci si aspettava quindi nel chitosano di origine funginea un valore nettamente più elevato, quindi meno negativo rispetto a quello di origine da crostaceo. È stato inoltre testato se il processo di deacetilazione poteva avere un effetto di frazionamento isotopico. Quando parliamo di frazionamento isotopico, intendiamo un'alterazione nel rapporto isotopico tra isotopo pesante e isotopo leggero, dovuto a effetti esterni, come possono essere l'elevata temperatura o la presenza di acidi. Il nostro studio ha dimostrato quanto già presente in letteratura, cioè nel passaggio tra esoscheletro, chitina e deacetilazione della chitina, non abbiamo un'alterazione del rapporto isotopico, per cui i valori di riferimento che noi troviamo sostanzialmente nell'esoscheletro animale possono essere indice anche di quelli che dovremo trovare nel chitosano ottenuto dall'esoscheletro di crostacei. Come vedete nella slide, questi sono i risultati di questo primo studio, quindi tutti i campioni di origine animale si confermano con un valore nettamente più basso rispetto ai valori di origine funginea, che presentano valori meno negativi, mentre quindi ad indicare che il rapporto isotopico del carbonio può essere un indice per differenziare il prodotto di origine animale da quello di origine funginea, mentre l'azoto in questo caso non sembra fornire informazioni utili per la discriminazione. Nella seconda parte del lavoro abbiamo valutato altri due rapporti isotopici, quello dell'ossigeno e quello del deuterio. Sappiamo infatti che il valore isotopico dell'acqua oceanica ha valori isotopici nettamente diversi da quello dell'acqua di falda ottenuta dalle precipitazioni. Questo è dovuto al fatto che se l'acqua oceanica ha un valore isotopico di ossigeno e deuterio attorno allo zero, durante il processo di evapotraspirazione tende ad evaporare l'isotopo più leggero, andando a concentrare l'isotopo più pesante nell'acqua oceanica. Quindi nelle nuvole sostanzialmente abbiamo un vapore acqueo isotopicamente più leggero rispetto a quello di partenza. Quest'acqua più leggera tenderà a ricadere
sulla terra e quindi andrà con le piogge andrà ad alimentare l'acqua di falda che quindi risulterà con un rapporto isotopico più basso, lo vedete nel cerchiato, quindi meno 5 ad esempio, rispetto all'origine, all'acqua oceanica. Questo perché era importante? Perché chiaramente potrebbe essere un indice di discriminazione tra sempre il nostro crostaceo che vive negli oceani e quindi risente di un rapporto isotopico dell'acqua più elevato rispetto al chitosano di origine fungina che viene preparato con un brodo che utilizza acqua di fonte, quindi che deriva dalle acque di falda con un valore isotopico più basso. I risultati hanno confermato questa ipotesi. Come vedete, i campioni tendenzialmente di fungo hanno sempre valori più bassi sia di deuterio che di ossigeno rispetto al prodotto animale, proprio per quanto dicevamo prima. Quindi il prodotto animale, il crostaceo, risente dell'acqua marina che ha un valore isotopico più elevato rispetto a quello di acqua di falda che viene utilizzato nel processo di produzione del chitosano funginio. Tutti i parametri sono stati messi insieme in una PCA. Come vedete anche in questo caso, soprattutto il carbonio e ossigeno deuterio permettono una netta discriminazione del prodotto di origine animale da quello fungigno. È stata applicata anche una validazione, quindi come vedete la riclassificazione, i quadratini e i tondini non pieni indicano i campioni che devono essere validati. Tutti ricadono all'interno del range di variabilità del prodotto animale, quelli animali, e fungineo per quelli fungini. Indice che il metodo ha una validità e può essere validato. Che cosa manca a questo lavoro? Quindi quali sono i prossimi passi di questo lavoro? Sicuramente implementare il database, quindi aumentare il numero di campioni, in modo da poter definire un limite legale per il prodotto di origine funginia. Sviluppare un metodo, soprattutto in GC preparativo, per separare il chitosano nelle matrici complesse. Questo permetterà di controllare anche i prodotti commerciali. A tutt'oggi, infatti, noi svolgiamo l'analisi esclusivamente sul prodotto puro, dopo un semplice lavaggio in acqua per eliminare eventuali acidi organici presenti. Mentre nelle matrici complesse in cui sono presenti altri composti, come ad esempio la bentonite, sarà necessario separare il chitosano per evitare di andare ad alterare il rapporto isotopico finale. E inoltre, come membro della sezione della commissione metodi, sto portando avanti anche una proposta di modifica della monografia del chitosano al fine di inserire questo metodo insieme agli altri tre metodi ufficiali per l'identificazione dell'origine funginea del chitosano.